Benedetto il frutto dello Spirito è di Maria. Elisabetta, dopo aver proclamato Maria benedetta fra tutte le donne, subito aggiunge: «E benedetto è il frutto del tuo grembo». L'angelo aveva già indicato le prerogative uniche di questo frutto. Colui che nascerà sarà santo e chiamato figlio di Dio. E questo grazie ad un intervento che supera ogni immaginazione e possibilità umana. Lo Spirito Santo scenderà su di te, su te stenderà la sua ombra, la potenza dell'Altissimo. Gesù dunque, prima di essere frutto di Maria, è frutto dello Spirito Santo e sarà lui a proclamarlo, rifacendosi alla nota profezia di Isaia: «Lo Spirito del Signore è sopra di me». Gesù è frutto benedetto perché è nato dall'azione dello Spirito Santo, che è colui che dà la vita. È maturato nel seno di Maria, che è tempio vivente dello Spirito ed è la benedetta fra tutte le donne. Gesù è frutto del seno di Maria, nel senso più pieno e reale. Soprannaturale è il concepimento, ma normale la gestazione. Per 9 mesi Maria custodisce il Verbo fatto carne nel proprio utero. Lo sente, lo vede, cresce, ne avverte i movimenti, l'alimenta con le proprie viscere, gli trasmette il proprio sangue e la propria vita. Questo frutto meraviglioso è stato provocato dall'azione dello Spirito, ma è legato alla carne, al sangue, alla materia. Maria non ha accolto il Verbo nella propria anima, ma nel proprio corpo. Dio sceglie la strada più naturale e vitale per crescere e svilupparsi e si rende visibile prima di tutto attraverso la rotondità di un ventre.